Un saluto nostalgici, sono Capo. Altro video relativo ai miei vecchi lavori sulle aerografie. Un altro casco, vi mostrerò il video su un altro casco. E in questo video vedrete come in quel caso mi sono imbattuto in un problema legato alla finitura del casco. Quindi, una volta che ho ritirato il casco dal carrozziere, ho dovuto praticamente rifarlo per metà, è stato un incubo. Non anticipo niente, vedrete tutto appunto nel video che sta per iniziare. Solita cosa, le immagini sono scarse, ho cercato appunto di ritirarle dritte, poi col PC. Solite raccomandazioni e buoni propositi, diciamo così. Iscrivetevi al mio canale Capo Drumart, dove appunto vedrete oltre ai lavori di progetto Recycle e Recycle Magazzino Vintage, vedrete altri video relativi al metal detector, all'urbex, alla musica e tutto quello che mi viene in mente di filmare. E iscrivetevi qui sull'alert, ancora in alto qua, la campanella, per avere sempre gli aggiornamenti su quando usciranno i prossimi video. Iscrivetevi qui, la vedete qua, alla mia pagina Facebook Recycle Magazzino Vintage Pavia, Recycle Pavia. Continuate a seguirmi, aspetto i vostri mi piace, aspetto i vostri commenti e aspetto le vostre iscrizioni. Vi ringrazio perché vi state scrivendo davvero in tanti, mi state seguendo davvero in tanti, mi fa veramente piacere. Vi lascio con Nulla si distrugge, tutto si recupera e talvolta, nel limite del possibile, tutto si aerografa. Un saluto nostalgici, al prossimo video. Signore e signori, buongiorno. Signore e signori, e sono qua all'altro quarto video di aerografie. Questo però è un caso un po' particolare, perché questo vedete che è già fatto. Uno dice, perché lo sistemi? Sistemo perché la cosa che fa più girare le palle a un aerografista, oltre che rompersi l'ago dell'aerografo, la punta, eccetera eccetera, quindi i soliti inconvenienti, è la sorpresa che può avere ritirando il casco del carrozziere. Una cosa, se vedete un carrozziere che vi fa questi lavori quasi in finitura trasparente, non cambiatelo, è un lavoro di Dio. Perché oggi qui non dico, non faccio nomi, ci mancherebbe. E niente, non so se riuscite a vedere, sarà dura, aspetta, qui la scritta è tutta bastagliata, ovvero piena di sporco, piena di sporchini. Sporchini sono le linee di polvere che si depositano, è anche normale che si depositano, però così tanti no. Quindi qua bisogna rifarlo tutto, in quanto si è anche mosso il colore, non so che zona ho fatto su. Questa parte va abbastanza bene, meno male, perché se devo rifare anche qua alla fine. Per rifare questo un pochettino più grande e invertire i colori. E questo, vedete la firma, la mia firma è colata. Non so, avrà andato del trasparente misto acido, io non lo so. Quindi vediamo di fare questo lavoro di puntini, puntini, censura, censura. Perciò metto un massa 3. Casco smontato. Or dunque, dopo aver fatto la prima parte più pallosa, incartatura, perché questa è veramente una rottura di palle, passiamo alla seconda parte più pallosa, ovvero la preparazione. Quindi il trasparente che appunto era stato dato verrà rimosso, o comunque verrà rigrattato, e poi passiamo alle correzioni, quindi silicone, se ve l'ha fatto l'antipolvere, e poi fissativo, e poi ci dà i colori, e poi il trasparente e tutto il bagaglio.
dettaglio che può saltare fuori, una volta che si dà il trasparente, sono le colature. Sì, logicamente essendo un lavoro fatto a mano non, qualcosina c'è sempre, però qui purtroppo non si vedrà. O se si vede, buon per voi. Vedete? Qua sotto, la rettina qua, ci sono le colature. Allora per tirare via, prendiamo una 600 col tampone, perché 600 col tampone ad acqua, e pianino. Logicamente stando leggeri, armiamoci di santa pazienza e facciamo ruotare il tampone. Qua si va bene perché è bianco, ovvero è il colore del fondo. Se era un altro colore veniva via tutto il colore, bisognava sfumarlo, è un macello, un po' un casino. Ok, e le colature sono venute via. Bene, dopo aver preparato la superficie e incartato ben bene le guarnizioni eccetera eccetera, passiamo alla fase del antisilicone e antipolvere. Ve lo faccio vedere perché sennò divento monotono. Bene, ciao. Allora, abbiamo dato antisilicone, abbiamo passato lo straccio antipolvere e adesso ci mettiamo dietro a fare innanzitutto questo. Abbiamo tirato liscio e adesso rifacciamo praticamente le stesse cose. In pratica c'è di buono, solo che abbiamo la traccia, quindi non dobbiamo fare mascherine, almeno disegnare mascherine. Metteremo il freschet e poi pian pianino facciamo tutto quello che c'è da fare, va bene? Thank you.
Adesso poi faremo ritocchini col pennello per passare da 20, né? Pennellino piccolino, questo va da 1, quindi prima gli facciamo le scritte e poi vediamo di fargli, ad esempio qua, i ritocchini con l'oro qui, insomma un po' dappertutto, magari qua, vediamo un attimo, ok? E poi passiamo alle cose dopo. Adesso ti abbiamo dato, io non so, questo riflesso di qua non riesco a vedere la fava. Adesso abbiamo dato diciamo il nero e vale varie. Adesso cominciamo con i ritocchini. I ritocchini cominciamo con l'oro. E un po' di oro lo mettiamo qua. Perché era rimasto un po' di colore blu di prima, cioè da prima, quindi abbiamo coperto un po'. Ok, bueno, adesso copriamo le magagne, ovvero la firma tutta smerdata, che è colato tutto, che è colata tutto, tutta, questa è insomma, questo qua, e un po' di, giriamo un po' intorno per vedere un po' cos'è che è. Quindi prendiamo il bianco, lo carichiamo e sotto il rosso. Abbiamo fatto un po' di sfumature qua, adesso lo faccio vedere anche dietro, sono portato avanti. Qui negli spigoli, ovvero negli, sì,
delle curve vive, diciamo, dove ci sono i camini, eccetera, eccetera. Anche qui ci sono delle pelature, tanto più che il colore originale bianco è venuto via. Allora noi col pennello sistemiamo la magagna. Ok, così. Allora, sì. Qua di pulire bene, ok, e la magliettina qua l'abbiamo sfumata. Adesso vediamo di correggere un po' il giro, eccetera, 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 eccetera. Questa è la correzione che devo fare dell'angolino un po' pelato, diciamo. La pelatura è dovuta alla carteggiatura. Ecco, vedete che c'è un colore diverso, ho dovuto usare questo, quello che ho, diciamo, avanzato dal lavoro della carrozzeria, del lavoro precedente, il casco di Simoncelli, è stato dato questo bianco qua. Logicamente tutti bianchi in un, non è che ci siano, aspetta un attimo. Logicamente come tutti i colori, anche il bianco ha le sue tonalità, quindi questo è una tonalità di bianco, una tonalità di bianco diversa da quello di fondo originale del casco, perciò noi abbiamo dato questo perché si stende meglio, non mi sbava, eccetera eccetera. E fortunatamente la coccardina dobbiamo farla più grande, quindi la bolla, chiamiamola così, viene coperta direttamente. Poi vi ho fatto, guarda, avete già visto un po', il quadro per bene, primo piano, okay. E qui ci sono tutti, queste qua sono più complicate, sono tutti dei cazzini, merdini, proprio che sono rimasti sotto il trasparente vecchio, e lo dovremmo andare a, anzi dovrò andare io, non voi, dovrò andare a correggere col pennello, per un fatto di diversità di tonalità di colore. Stati interrotti da Renato. No, dicevo, ci sono tutti questi puntini purtroppo sporchini che sul bianco è terribile, si vedono. Allora noi andiamo, allora io vado a correggere col pennello. Abbiamo preparato, parlato giù dalla stanza, abbiamo preparato il nome del cliente Max, ragazzo che mi ha chiesto il casco, la coccarda, un pochettino più grande come da sua richiesta, no? E una mia sigla, la firmina, non la facciamo più col pennellino, ma onde evitare problemi che fuori la cosa, la facciamo con quella lì, la facciamo in nero, così come questa, la scritta del cliente. Quindi prima cosa da fare cos'è? Prendere la pagliettina, come spiegato anticipatamente negli altri video, leggeri, opacizzare ancora un po', almeno il colore rimane qua, soprattutto perché qua abbiamo caricato parecchio, quindi leggere il fissativo l'abbiamo già dato, quindi sì. La
anche qua. Sempre passaggio dell'antipolvere, in questo caso è essenziale. Sì. Ho caricato il colore con il nero, solita procedura, qui mettiamo per bene. Andiamo via l'application tape. Ovvero un nastro applicatore. Non c'è più la traduzione. Non è per altro usato lì, però. Crest test. Quindi per il momento teniamo così, poi faremo un po' di spumini in giro perché a me le scritte così mi sanno proprio, prendo l'adesivo e l'attacco e non c'è niente di aerografia. Thank you.
Allora adesso vediamo se mi sono tirato una zappata sui piedi. Una zappata sui piedi perché voglio tentare di fare delle ombre qua sotto lo scudetto, perché sennò sembra un adesivo, tac, staccato. E come ho detto, ho messo sulle palle il discorso dell'adesivo. Quindi abbiamo incartato lo scudetto interno, abbiamo incartato la lettore qua, perlomeno la vernice non va da tutt'altra parte, e adesso vediamo di girarci un po' intorno con nero. Logicamente il nero che andiamo a mettere sarà più leggero. Nero leggero, è il GWR. Aia, ti ho raccolto la mano col lago, perché dovremmo stare molto leggeri, ma molto leggeri. Cioè, nero, acqua, mescolo. Capito? Quindi mettiamoci di qua. Piede su qua e via. Pianino, mettiamo tutto lo scocciamento. Come avete visto prima, tutti i vari passaggi, le correzioni, le modifiche e le aggiunte. E niente, adesso la speranza che il carrozziere, il solito, stavolta il solito, faccia un buon lavoro, vediamo la presentazione. Ciao, 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 buona Befana, ciao!